sono Alessia e benvenuti e bentornati sul mio canale. Ho fatto 21 anni e quindi oggi porto sul canale il video dei miei regali di compleanno. Non è per vantarmi né niente, ma soltanto per mostrarveli, magari se qualcuno vuole comprarli, avere qualche idea per regali di compleanno, cose del genere. Mi fa piacere, ecco. Volevo partire con il botto, e cioè farvi vedere i miei autoregali. Allora, quello bomba bomba è sicuramente questo qua. Mi sono comprata la GoPro Hero 6 Black, quindi in questi giorni la sto provando. Eccola qua, la sto utilizzando per fare i vlogmas, ci ho fatto le riprese per il mio compleanno. È molto comoda, sto vedendo che è molto comoda. Devo comprare ancora gli accessorini, ma sicuramente li prenderò per Natale. Mi diverto un sacco a fare video a Zara e al pappagallo. Loro sono tutti incuriositi, gli viene il musone gigante. Per i miei parenti, i miei genitori, quindi la famiglia, ho fatto una wishlist su Amazon così che potessero comprarmi alcune cose che sono inerenti alla tecnologia, alla macchinetta, e prendere spunto, diciamo, da lì. Una di queste è questo qua, che è uno stabilizzatore. Non è di una marca che conosco, però non volevo spenderci tanto. Quando poi riceverò dei ricavi, ovviamente alzerò il mio livello di materiale. Vi lascio i link di Amazon delle cose giù nell'info box. È questo qua, è fatto così, la macchinetta va messa qui, va bene sia per le Canon che per le mirrorless. Sopra va messo o il microfono o il flash. Se si vuole, si può comprare anche in aggiunta un altro pezzo che va collegato qui, che poi fa sì che tu tenga lo stabilizzatore così. L'ho usato per ora poco e devo dire che il suo lavoretto lo fa. 17 euro, diciamo che il lavoro che fa è buono. Su Amazon mi hanno regalato questo qua, che è un microfono piccolo, uno di quelli piccoli che infatti sto adoperando adesso sulla videocamera, per cui spero che un minimo di differenza si senta rispetto agli altri video. Non è anche questo di nessuna marca in particolare, perché ripeto, vorrei magari spenderci poi in futuro un po' di più, prima voglio ottenere dei risultati e dei ricavi ovviamente. Comunque vi faccio vedere il resto che c'è dentro. Allora, si presentava così, quindi con un mini manuale in inglese, sì. All'interno di questa custodia c'è questo cavetto che va collegato da una parte al microfono, dall'altra al cellulare. Quest'altro cavetto che va collegato alla macchinetta fino al microfono. Poi c'è il microfono, l'accessorino che va collegato sulla macchinetta, e poi ci stanno due tipi, diciamo, coperture di microfono. Uno che è questo qua, l'altro che è questo qui che starete vedendo da qua invece, che è quello ambientale. Un altro regalo è sicuramente questo qua che ho addosso, che è un maglioncino, è blu ed è stato preso da H&M. È molto molto morbido, molto molto bello, crop, starete vedendo anche qui le clip. Comunque molto molto morbido. Dopodiché ho le buste qua, quindi adesso vado ad aprire e le prendo. Allora, qui ne ho tenuta una, ma ho ricevuto ben 3 charm di Pandora. I miei genitori mi hanno regalato questa casettina qui di Pandora, veramente carinissima, e sotto c'è scritto Home Sweet Home. Bellissima davvero. Poi mio fratello invece mi ha regalato la valigia per i viaggi, perché sa, cioè tutti sanno che amo viaggiare, bellissima. Mentre l'ultimo regalo di Pandora che ho ricevuto è stato questo qui, bellissimo, ed è un quadrifoglio. Da una parte c'è scritto coraggio e dall'altra fortuna in inglese, bellissimo. Sono stata contentissima e il mio Pandora si sta riempiendo sempre di più, sono felicissima. Dopo Pandora troviamo. Ah, qua mi sono tenuta la scatoletta perché c'era il rischio che mi dimenticassi. Questo, vabbè, Michele ovviamente, penso che lo immaginiate. Mi ha regalato la fedina, anche lui ce l'ha, sono identiche. Solamente la differenza che cambia è che all'interno c'è scritto la data in cui ci siamo messi insieme, e per me c'è il suo nome, per lui c'è il mio nome. Quindi niente, non me l'aspettavo, sono rimasta felicissima. I miei genitori mi hanno fatto un altro mega super regalo, che è questo qua, un flash super bomba per la macchinetta. Si trova all'interno di questa custodia, il pacco è fatto veramente veramente bene, anche di questo vi lascio il link giù nell'info box perché è incredibile la cura, bellissimo. Eccolo qua, ancora non ho levato le etichette. Ovviamente questo si può ruotare in avanti così, e anche a 180 gradi.
è veramente fantastico. Questa parte va così, si cambiano tutte le cose, può essere sia in manuale che in automatico, fantastico. All'interno di questo pacco Amazon, perché si possono scegliere con prendere solo il flash oppure se prendere anche altre cose insieme, io ovviamente non ho preso solo il flash, cioè non mi hanno preso, ripeto, è un altro regalo che ho messo nella wishlist, quindi comunque le cose le ho scelte io. All'interno sempre della stessa scatola c'era ovviamente il manuale, che è solamente in inglese e in giapponese o cinese, non ne ho idea. Questo che, aiuto, che è come se fosse un piedistallo, diciamo. Quindi tu puoi posizionare il flash qua, tenere la macchinetta da un'altra parte e puoi usarlo per spostarlo e avere altre angolazioni, perché il flash poi verrà comandato da questo, che è un radio trigger. Ciò vuol dire che è un telecomandino che va messo sopra la macchinetta al posto del flash e fa sì che se io tengo il flash da un'altra parte e scatto, aziona il flash, anche se la macchinetta sta da un'altra parte, aziona il flash lo stesso. Si può utilizzare anche proprio a mano così, quindi anche questo c'era all'interno della confezione. E in più un'ultima cosa che stava all'interno sono questi, che sono 35 filtri colorati da mettere sopra il flash, quindi te le va a fare un po' più rosso, un po' più blu, un po' più giallo, un po' più verdi, eccetera eccetera eccetera. Quindi un regalo bellissimo che mi sono ovviamente autoscelta. Un altro regalo che ho ricevuto era così, è così, è della Pupa, e all'interno appunto c'è la pochette con due, un latte dolce profumato e una crema fluida profumata. Ovviamente Michele doveva fare la sua battutina e dire che ma che puzzi che ti regalano cose per lavarti, simpaticone. Vabbè, comunque la pochette è bellissima, ragazzi, fanno un profumo incredibile, e all'interno, cioè esteticamente sono bellissimi, poi rossi della Pupa, bellissimi ragazzi, veramente veramente belli. Latte dolce profumato e una crema fluida profumata, quindi una anche sotto la doccia e l'altra invece dopo, quando si vuole. Infine arriviamo all'ultimo regalo, che è, no, che ultimo, è il penultimo regalo. Una mia amica, la mia tatina, che conoscete, Giorgia, mi ha fatto un regalo solo per me e per lei, e cioè ha comprato dei biglietti, uno per me e uno per lei, per il 31 gennaio 2020 al Teatro Olimpico di Roma, per andare a vedere Super Magic, quindi qualcosa di magia. Io e lei adoriamo queste cose, per cui sono felicissima. Io e lei, per dire, amiamo da morire Now You See Me, che è un film veramente bellissimo. E niente, quindi sono stata felicissima, anche di questo non me l'aspettavo per niente. Pensavo me l'avesse fatto insieme ai nostri amici, invece me l'ha voluto fare da sola. Niente, sono contenta. Gli ultimi regali invece sono, uno, questo cappello bellissimo che adesso mi metterò come al mio solito. Questo cappello che hanno preso da Subdued, questo maglioncino bellissimo che ho messo nel video dei preferiti di novembre, bellissimo, con le maniche aperte, cioè con le spalle scoperte, sempre questo da Subdued, un po' trasparente ma ci sta, è carinissimo. Ed infine mi hanno regalato questo top, anche questo di Subdued, molto molto bello, cioè guardate cosa è, molto 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 bello. Quindi niente, io chiudo così, ovviamente come al mio solito, e spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bellissimo pollice in su, mi raccomando commentate con il regalo che vi è piaciuto di più, e oppure se avete in mente altri regali da fare per i vostri fidanzati, perché io non so che cosa fare a Michele, tra poco è il suo compleanno, quindi andiamo bene. Niente, vi mando un bacione enorme, ci vediamo al prossimo video e buona vita, ciao!